Ultimamente ho provato un tablet Windows 10 che mi ha particolarmente convinto, uno di quelli economici, così ho voluto dare un'occhiata alla controparte Android. Questo è un po' più piccolino, è lo Xiaomi Mi Pad 3, è stato da poco presentato, disponibile anche in Italia tramite i classici siti di importazione, costa circa 250€. È piccolino, potente, discretamente potente, ha un bel display, però c'è ancora qualcosa che non mi convince, non parlo soltanto per lui quanto per tutta quanta questa categoria. Eh sì, una piccola premessa che non è affatto una bocciatura per questo dispositivo, ma bisogna fare un attimo il punto della situazione perché il mercato dei tablet è un po' particolare, si trovano soprattutto quelli Android all'interno di un limbo. Ci sono quelli piccolini come Mi Pad 3 che secondo me hanno poco senso al momento perché ci sono tanti smartphone che hanno ampliato i loro display, penso ai nuovi top di gamma 2017 ma anche qualcuno del 2016 e quindi perdono davvero di senso perché praticamente sono uguali ma non possono chiamare, questa forse anche una fortuna. Poi ci sono quelli con display più ampi che sono stati surclassati letteralmente dai tablet Windows 10 che possono essere trasformati in 2 in 1, e Windows 10 ha una maggiore propensione verso la produttività, ha sicuramente più senso perché lo puoi sfruttare come un vero e proprio PC. Quindi quelli piccolini hanno senso solo se racchiusi all'interno di due sfere ben precise, quella gaming e quella multimediale. Posso infatti sfruttarlo ad esempio con Netflix e godere fino a 10 ore di riproduzione continuativa perché la batteria è una 6600 mAh sotto wifi, perché se poi scarichiamo i contenuti e li guardiamo tramite un player si può addirittura arrivare anche oltre. Ci sono tanti altri servizi on demand, c'è quello Sky oppure Amazon, quindi se racchiuso all'interno di questa sfera sì, ha un senso, soprattutto se siamo dei viaggiatori che non amano particolarmente guardare contenuti video all'interno del proprio smartphone e non amano neanche portarsi sempre il proprio notebook che magari pesa qualcosa in più. La piattaforma hardware è discreta e ci permette di giocare, sotto la scocca c'è infatti un hexa-core MediaTek 8176, sono 6 core di cui 4 Cortex A53 e 2 Cortex A72 che si attivano soltanto nel vero momento del bisogno. A fianco ci sono anche 4 GB di memoria RAM DDR3 che si saturano, non dico facilmente, però basta giocare ad uno o due giochi e lasciarli in background, ecco che ci sono soltanto 500-600 MB liberi. Se gioco ad uno degli ultimi titoli riesco a fare tutto quanto senza rallentamenti, senza lag e anche al massimo dettaglio. Però se lascio l'applicazione in background e apro magari un secondo gioco o apro ad esempio il browser, vediamo che tutto comincia a scattare in maniera clamorosa, quindi davvero devo per forza chiudere qualsiasi applicazione pesante che è rimasta in background. Stesso discorso vale per il web browsing, posso navigare su un display molto più ampio e questo è un grande vantaggio, senza particolari problemi, ma se ho qualche applicazione pesante aperta in background l'esperienza cambia completamente, quindi devo sempre assicurarmi di avere una cache molto pulita. Questi sono i principali ambiti in cui l'ho provato, poi c'è il tablet in sé che è molto bello dal punto di vista estetico, davvero sono rimasto sorpreso a questa back cover in metallo piacevole, metallo spazzolato che è piacevole sia al tatto ma anche alla vista, bordi stondati, in basso nella parte posteriore ci sono anche due speaker che offrono un audio di buona qualità. Display a filo con cornici sottilissime lateralmente, meno nelle due estremità, ma in basso ha un senso perché ci sono i tasti della navbar che sono anche retroilluminati, nella parte superiore invece si poteva forse restringere un pochino. C'è sì una fotocamera frontale da 5 megapixel e una posteriore messa proprio qui all'angolo da 13 megapixel, però forse si poteva anche dimezzare, ma questo è un ovvio compromesso, non ci possiamo lamentare più di tanto, si tratta comunque di un tablet di fascia medio-bassa. E poi c'è il display in sé, è un QXGA, ovvero 2048x1536 pixel, o per meglio dire un 3 megapixel con buona luminosità. Il range, a dire il vero, non è poi così ampio tra il minimo e il massimo. Il massimo non è altissimo, va bene per gli ambienti interni, all'esterno invece si ha qualche difficoltà se posto sotto luce diretta del sole. In alto c'è il jack audio da 3,5, sulla sinistra assolutamente nulla, sulla destra il tasto accensione e spegnimento, il bilanciere del volume e in basso la porta USB Type-C che supporta anche la ricarica rapida, ma abbiamo una batteria ampia da 6600 mAh, quindi ci vogliono almeno 2 ore, 2 ore e un quarto per caricarla tutta. E poi qui in alto, nella parte alta della back cover, ci sono invece i due microfoni.
Concludendo, io un'idea precisa me la sono fatta. Se avete bisogno di un dispositivo con display più ampio rispetto al vostro smartphone, con cui navigare, con cui guardare film, contenuti magari mentre siete sul divano o siete dei pendolari e non volete particolari ingombri, allora questo Mi Pad 3 ha senso, ma con le dovute precauzioni, perché ci sono questi limiti hardware che vi ho detto. Ma se avete uno smartphone Android con display da almeno 5 più pollici e anche un portatile, beh, sta a voi deciderlo. Io probabilmente non lo acquisterei, perché sarebbe soltanto uno sfizio e lo utilizzerei pochissimo. Per maggiori informazioni vi ricordo che qui sotto in descrizione c'è il link alla recensione completa. Vi ho lasciato anche qualche dettaglio sulle temperature, ma anche sulla MIUI 8.0, che ho un po' cambiato perché ho messo subito il nuovo launcher, mi mancavano i widget e un po' di cose. Gabriele Restivo per hdblog.it.